e che l'amministrazione, le forze di pubblica sicurezza prendano seri provvedimenti contro questi terroristi che la notte, oltre a sparare, a fare dei fuochi d'artificio non autorizzati, perché sono sempre dei botti, prendono anche provvedimenti contro quei delinquenti che lanciano motorini, transenne, bottiglie piene verso di pubblica sicurezza. Nel terrazzo hanno lanciato, credo, qualcosa di infiammabile. Sono stato chiamato dai vigili del fuoco, addirittura, perché io non ero a casa. Hanno chiamato mio cugino sotto casa dicendo che c'era qualcosa che andava a fuoco. Sono intervenuto immediatamente. Per fortuna si è solo danneggiato un grosso aspirapolvere che usavo per pulire il terrazzo, che era messo in un angolino, e chiaramente non è successo nient'altro, si è un po' incenerita la guaina. Però io ho già in altre occasioni manifestato il problema, ho fatto delle denunce, perché anche a me hanno, addirittura con una bottiglia piena di spumante, champagne, non ricordo, hanno addirittura buttato giù una finestra, proprio tutto il vetro si è distrutto, e hanno guastato anche parte dell'arredo che c'era nel bagno, a rischio della mia incolumità. Abbiamo veramente paura. Dopo una certa ora non riusciamo più a uscire in balcone, perché abbiamo paura che arrivi come una bomba dal cielo una bottiglia di chi sta su festeggia e ci mette veramente a rischio, perché queste bottiglie vengono giù, arrivano giù come dei siluri e esplodono come delle bombe nottetempo. Neanche proprio notte, anche nella prima fascia della serata, e quindi siamo in pericolo, sì, abbiamo veramente paura.